adesso fino del movimento uscite dal movimento 5 Stelle. Ma io sarei contenta se le persone che hanno io e la maggioranza dell'assemblea sarà contenta, e la rete, perché insomma li vedete anche qua molti, sarà contenta quando invece di fare le chiacchiericcio da talk o il chiacchiericcio da bar sport si parlerà delle nostre cose. Allora, chi vuole parlare delle cose reali che facciamo all'interno del Parlamento e lavora ovviamente per realizzarle è all'interno del gruppo. Chi vuole fare bar sport si mette da solo fuori dal gruppo. Basta. Non teme che così il movimento venga depauperato della forza data dal voto elettorale, visto che espulsione dopo espulsione adesso ci sarebbe anche il caso Pinna? Io penso che la coerenza paghi, e quindi se noi ci siamo presi l'impegno di venire qui, cambiare il modo di far politica, parlare dei problemi delle persone, cercare di portare delle soluzioni, perché noi siamo quelle persone che poi subiscono quegli stessi problemi, e lavoriamo in questa maniera, saremo ripagati, perché è la coerenza con quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Se siamo qua per diventare come i politici che stanno nei talk a chiacchierare del nulla, Notevole, a chi dice sono bolliti, sono cotti, sono finiti, come risponde? Che fa caldo oggi, ha ragione, siamo bolliti e siamo cotti, perché fa caldo. Per esempio, io spero che se c'è qualcuno che vuole, invece che lavorare, parlare di cose concrete, continuare a fare commento, si segua la Gambaro spontaneamente. Secondo lei? E chi fa bar sport segue la Gambaro. Eh sì, io, cioè, ce l'auguriamo, la maggioranza dell'assemblea ieri ha detto questo, ha detto signori, se c'è qualcuno che vuole continuare a fare il commentatore politico, ne prenda contezza e prenda anche il coraggio, perché capisco che magari ammetterlo agli occhi dei cittadini non è facile, però dica, cioè, si accomodi verso fuori. Io mi auguro che chi in queste settimane, in questi tre mesi, ha continuato giornalmente a fare un certo tipo di commento politico da parte politica prenda le sue decisioni e si accomodi fuori. Prossimi giorni assolutamente, non so se oggi, domani, ma comunque in settimana sicuramente. Lei ha lasciato il suo ruolo di portavoce in maniera fisiologica con un po' di amarezza, era per quello che è successo? Perché c'era bar dello sport, perché c'era un po' di bar dello sport, era quella l'amarezza? Erano passati tre mesi e dovevamo ruotare. Sì, però ha lasciato con un po' di amarezza, no? Io ho lasciato nei tre mesi e a conclusione dei tre mesi, ma è stata una cosa insomma concomitante, ma per specie sbaglio, c'è stata l'ennesima fuoriuscita di mail riservate. Noi abbiamo da tre mesi qualcuno che oltre a fare bar sport si diverte a far uscire mail riservate. Certo non crea un bel clima di fiducia all'interno di una cosa del genere, oppure quello sarebbe opportuno che chi lo fa dice ragazzi io ho questo disagio, lo porto in assemblea e dice me pagano, lo faccio perché sono un disturbatore di professione, cioè non è bello. È come se lei avesse una sua mail, un suo gruppo di lavoro e poi un collega prende la uscire. Immagino che non avrebbe piacere. Mi scusi, però, guardi, però la Pinna ha parlato di un voto tra... La Pinna io non la conosco. Paola Pinna, la deputata. Ah, è una deputata che si chiama Paola Pinna, io non la vedo mai in assemblea. Però sull'intervista che le rilasciato alla stampa. Ah, però rilascia l'intervista alla stampa? Lei no, sono venuta qui dai miei colleghi attivi. Gliela sintetizzo. Grazie. Dice, sul voto della Gambaro. Sì. Votare tra la Gambaro e Beppe Grillo è come scegliere tra la schiavitù e la libertà. Lei cosa ne pensa? È una sua visione personale, perché noi ieri abbiamo votato tra un impegno che era stato preso in assemblea una settimana fa o non mantenere quell'impegno. È stato deciso di espellere perché questa persona, di proporre alla rete questa espulsione perché questa persona non ha rispettato un impegno che avevamo preso tra di noi. Quindi non è Grillo. Scusi, scusi, però cosa le muove? Dovrebbe secondo lei questa domanda. Possono essere tante cose, possono essere. Perché non l'hanno fatta? Voglia... Non l'hanno fatta. Perché non l'abbiamo fatta perché abbiamo visto che quella del Senato era stata rilanciata nelle trasmissioni.
presa e commentata. Allora abbiamo detto, non è che cioè, se facciamo la diretta streaming è perché ci piace la trasparenza, ma non che ci sia il commento poi a studio dai politici che si divertono alle spalle di persone che stanno cercando invece di confrontarsi tra di loro per portare coerenza nella loro azione politica. E quindi abbiamo votato, non è stata una decisione ovviamente unilaterale, abbiamo votato, la maggioranza ha reputato che, vista anche l'esperienza del pomeriggio, non era opportuno fare la diretta streaming. Lei parla di coerenza, però così non perdete forza parlamentare con i voti se il gruppo viene ogni giorno, diciamo, se nel gruppo ogni giorno c'è qualcuno che va via. Ma è più importante la quantità o la qualità? Il Parlamento anche la quantità. Vabbè, ma tanto la quantità non cambieremo, nel senso sempre opposizione saremo, non è che siamo, dice, in bilico, passi da maggioranza a opposizione, quindi a questo punto è meglio la qualità. Si rischia di perdere gli elementi anche migliori, anche a Bologna abbiamo visto all'inizio del movimento qualcuno è stato già fuori dal prima che dicesse. Chi erano gli elementi migliori che abbiamo, le perle che abbiamo perso? Sono tante. Non lo so, io non me ne ricordo. Perché non chiedete cosa fanno questi ragazzi in Parlamento che stanno facendo tanto e lavorano 18 ore al giorno? Domani noi faremo la conferenza stampa su una richiesta che stiamo presentando al governo su una moratoria del pagamento della prima, della rata del 2013 sul finanziamento pubblico elettorale, perché nelle more della trasformazione del disegno di legge sul finanziamento pubblico hanno deciso che comunque i soldi che erano già stati stanziati se li prendono, e quindi c'è una piccola sovrapposizione di argent dei cittadini che viene destinato, e quindi domani faremo la conferenza stampa, spero che veniate, spero che insomma la rilanciate poi. No. Grazie. A voi. Roberto, scusami, siccome siamo arrivati dopo, rifai la battuta. Dai, andiamo a fare una. Vieni qua. Una battuta e poi mi posso fare la gola. Vieni qui. Piano, per favore. Piano, a respirare, grazie. La sua valutazione sul fatto che c'è stato un po' di streaming, quindi è stata una democrazia un po' alternata? No, abbiamo trasmesso in streaming il pomeriggio l'Assemblea dei Senatori. Abbiamo visto che è stato ripreso da molti canali, inserito in contenitori talk e hanno iniziato a fare politici commentatori. Allora, la trasparenza va bene, Candiani si maffessi no. E quindi abbiamo detto, va bene, preferiamo a questo punto, anche perché la sera ci sarebbero stati altri talk, fare una discussione con noi, tanto poi è tutto registrato, le conclusioni che sapete. Non è stata eccessiva, diciamo, l'espulsione della Gambaro, secondo me, per le frasi che ha detto contro Grillo. Allora, l'espulsione della Gambaro non è per le frasi contro Grillo, l'espulsione della Gambaro è stata decisa perché lunedì scorso c'è stata un'altra assemblea congiunta tra Camera e Senato, tra i due gruppi, in cui è stato detto, siccome sono 3 mesi che non riusciamo a far venire fuori quello che stiamo facendo come lavoro in Parlamento, ma viene fuori solo ed esclusivamente il chiacchiericcio da bar, facciamo una prova, mettiamoci alla prova, evitiamo questa settimana di fare i commenti da vecchia politica, da salotto televisivo, parliamo solo di contenuti, perché ce li abbiamo. Il giorno dopo la signora Adele Gambaro invece ha riparlato di nuovo di commenti da bar sport, insomma, e quindi ha violato una decisione presa a maggioranza 24 ore prima. Grazie, posso andare un po' dai miei? Una domanda sola. Grazie, sei semplicità, perché essere qui da noi ci rincuora veramente tanto. Vabbè, ma io sono. Ebbene, questo è il suo nome. Grazie. Roberto, ma questo discorso l'esplorazione così non è che se non vuoi. No, meglio la qualità che la quantità. Questo perché abbia una sua ammiratrice, veniamo dalla Sicilia. Si può fare una foto con lei, può perdere questi 2 minuti. La ringrazio molto per la sua gentilezza. Posso dare questo messaggio a Don Pedro? Ci può fare l'imbasciata alla Camera? Noi siamo stufi di sentire quello che se ne devono andare cortesemente, se non stanno bene in un posto se ne vanno, hanno anche la faccia tosta di stare lì a far credere che poi loro vogliono dare un voto in più, loro non fanno parte del movimento, noi abbiamo votato lui all'altro, dobbiamo andare a parlare con i nostri per i suoi modi di farcela.
per il suo il modo di fare e siamo con Peppe, devono uscire fuori dal movimento e noi abbiamo famiglie e crediamo nel cambiamento. Esatto, bisogna cambiare il modo di fare politica, basta fare i commentatori, basta. E bisogna parlare di fuori basta. Fuori con Mauro, apri con te, andiamo. Arrivederci, grazie. Ciao, fatelo passare, fatelo passare. Permesso. Io voglio una allarga un po', io voglio le si fa caldo e se spingiamo sono rimasta in mezzo. Vabbè. Ragazzi fa caldo, apri un po', sì. Ragazzi, ragazzi, apri un po'. Allarghiamo, 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 allarghiamo.